Beh, certo, sennò le proprietà nutritive poi. Ha delle comodità perché si può comunque conservare anche settimane, anche mesi. Mm-hmm. Nel caso dei frutti, degli estratti, lì è importantissimo che siano fatti. Bene, bene. L'ultimo messaggio che vogliamo dare ai nostri colleghi del settore, insomma, affinché si aprano nell'andare ancora meglio in questa direzione, cosa ti senti di dire loro? Di essere tranquilli, di non sentirsi giudicati necessariamente, che anche se certe volte hanno la sfortuna di trovarsi davanti persone che appaiono aggressive nel cercare di difendere la causa, tra virgolette, la causa vegana, o comunque di cercare di comunicare le esigenze delle persone diverse da chi mangia normalmente tutto. Devono cercare di stare calmi, tranquilli, perché nessuno mina la loro professionalità, anzi si tratta solo di imparare cose nuove, di ampliare veramente le proprie possibilità. È una possibilità, non è una restrizione, non è un obbligo, deve essere proprio un'opportunità questa, devono vederla come un'opportunità, anche dal punto di vista economico, di crescita economica. Grazie mille Daniela, sei stata veramente utile anche per questa nuova rubrica dell'Uncommercial Hospitality con Media Hotel Radio, e ci vediamo sicuramente alla prossima occasione. Ciao! Grazie mille, ciao.